Buongiorno Rez, è sempre un piacere rompere il culo a quelle merde dello United. Che cazzo succede? È sempre un piacere, ancora più piacevole, farlo in casa loro. E ancora più piacevole ancora farlo in casa loro con 4 gol. 4 gol che distruggono uno United che era anche passato in vantaggio, ovviamente col solito autogolletto a culo. Io penso loro non abbiano mai fatto una partita senza che o l'autogol o il rigore. Io non mi ricordo una partita loro sempre vinte 1-0, 2-1, quelle che vincono, dico, con l'autogolletto del difensore di turno o il rigorino. Non ho ricordo di partite loro vinte in altri modi. Ieri ovviamente arriva l'ennesimo autogol, che però viene del tutto sotterrato da 4 gol nostri. Una partita discreta, certamente vittoria meritata. Una vittoria che, volendo, per chi crede nella zona Champions, io ci credo poco, perché sia lei o l'Leicester o il Chelsea, più probabilmente il Chelsea, dovrebbero perdere tutte e due le partite o pareggiare tutte e due che le rimangono. Tra l'altro c'è anche lo scontro diretto Leicester-Chelsea la prossima. Se proprio vogliamo parlare di Champions, al netto ovviamente che noi dobbiamo vincere le tre partite che ci rimangono, perché se anche ne pareggiamo una è andata. Al netto di quello, se l'Leicester batte il Chelsea, ce lo lascia a 64 punti, e il Chelsea non vince l'ultima partita, forse ce la possiamo anche fumare. Vabbè, parliamo del quasi impossibile. È una vittoria comunque che ci serve perché è una vittoria di prestigio importante contro gli odiati avversari, odiati sempre e comunque. Ci deve essere di sprone per il prossimo anno. Ci deve essere di sprone per il prossimo anno. Una delle pochissime cose buone fatte quest'anno. Questa partita, poi il passaggio di Champions agli ottavi, passato con l'ottima doppia sfida contro l'Ipsia. Volendo anche il girone di Champions vinto con una giornata d'anticipo. Queste sono le cose buone fatte in questa stagione, fondamentalmente. E questa vittoria per 4-2 in casa del Manchester, tra altre cose, leggevo, la prima vittoria di Klopp all'Old Trafford, io, da quando è con Liverpool. Io non. Dio merda, Dio. Dio cane. Io non. Sono rimasto sorpreso. In effetti, ripensandoci, non mi ricordavo una vittoria di Klopp all'Old Trafford, però considerando che ci abbiamo quasi sempre vinto con loro, da quando c'è Klopp perlomeno, non loro, o almeno quasi sempre vinto, non ci abbiamo quasi mai perso, non, a parte la sconfitta di quest'anno con loro in Coppa, non ricordo una sconfitta con loro negli ultimi anni, sempre o pareggiato, evidentemente abbiamo sempre pareggiato. Perché anche l'altro anno, in effetti, sì, vincemmo quella in casa nostra 2-3, 2-0 se non mi sbaglio, ma in casa loro pareggiammo. Fu l'unica partita del girone d'andata che non vincemmo, e la pareggiammo 1-1 col gol loro chiaramente irregolare. Mi ricordo sul fallo di uno, segnarono loro il primo gol, infatti poi pareggiamo noi. E loro il primo gol lo fecero in maniera ovviamente regolare, come è costume della loro storia, col fallo di Origi, andato a guardare al VAR e prontamente confermato, nonostante anche il VAR avesse palesato l'irregolarità del gol. Comunque, vabbè, al di là di questo, prima vittoria di Klopp all'Old Trafford, vittoria che ci deve servire per il prossimo anno. Il prossimo anno dobbiamo ripartire appunto dalle pochissime cose buone viste, mamma mia. Però
Questo è un tifoso del Manchester. Questo è un tifoso del Manchester che... Quest'altro è peggio. Con furgone era parcheggiato di lato. È schizzato in mezzo alla strada senza neanche mettere... Vattene a fanculo. Io vorrei tu screpi. Senza neanche mettere la freccia. Meno male andavo già piano, perché qui è tutto un casino. E no... Se no... Lo coglievo. Ovviamente se lo coglievo scendevo di macchina, lo vergavo, così oltre a sfarli il furgone gli sfacevo anche la faccia, salivo e me ne riandavo, così imparavo a fare queste manovre di merda. Comunque, al di là di questo, ripartiamo il prossimo anno dalle pochissime cose buone viste quest'anno, tipo la vittoria di ieri sera. Per quanto riguarda la partita, ottima partita di Diogo Jota, che segna anche il pareggio con, tra le altre cose, un gol di tacco al volo. Ottima partita di Firmino. Firmino segna una doppietta e tra virgolette ritorna dopo una stagione in cui purtroppo uno degli uomini più fondamentali delle nostre vittorie degli anni scorsi, l'uomo che rappresenta la nostra chiave offensiva, ed è uno dei motivi per cui quest'anno, oltre all'infortunio di Van Dijk, abbiamo fatto schifo. Firmino, che sono contento per lui, sono contento per lui. Chiaramente a questo punto, con la stagione finita, è una doppietta fine a se stessa, che però anche per lui, per il singolo, deve rappresentare un punto di svolta per la stagione prossima. Una doppietta importante, una doppietta anche bella, perché ottimo gol di testa proprio da attaccante d'area, il 2-1, 3-1 segnato, vabbè, è quasi un autogol del portiere del Manchester, perché gli arriva un cross da fuori area al portiere, il portiere era totalmente in controllo della palla, Henderson come cazzo si chiama, deve essere il gemello scemo del nostro capitano, e gli sfugge la palla di mano, perché non riesce a bloccarla, così gli sfugge a palla di mano e Firmino è velocissimo e furbo nel ribadirla in rete. E poi il quarto gol, perché avevano segnato il 3-2 loro, tra l'altro con un discreto gol di Rashford, un bel gol di Rashford che, su cui Alisson non può far nulla. Il 4-2 nostro è proprio una presa per il culo, perché avviene al 90esimo con partita praticamente finita, tutto il Manchester davanti per tentare il pareggio disperato, contropiede nostro, Alisson la passa perfettamente a Salah, che è oltre tutti ma nella nostra metà campo, quindi ovviamente non conta il fuorigioco, brucia completamente la metà campo dell'United, completamente solo, c'era chi lo rincorreva ma non è possibile, specialmente se parte in svantaggio, recuperare su Salah, che infatti si presenta davanti a Henderson solo e lo batte 4-2, e le merde a casa, e le merde a casa, merde che quest'ultima parte di stagione stanno perdendo tantissime partite, sono già matematicamente in Champions, perché se anche noi che siamo quinti, se le vincessimo tutte arriveremmo a 69 punti, mentre l'Unione è da 70, quindi le può perdere anche tutte, arriverebbe quarto, malissimo che vada. Hanno questa finale di Europa League, che ovviamente spero la perdano, ma non è una speranza fine a se stessa. Ovviamente la vinceranno, cioè il Villarreal come avversario, che è un avversario totalmente irrilevante. L'unica cosa di prestigio che ha fatto è stato battere l'Arsenal in semifinale, ma l'Arsenal in questi anni si batte da sé sola in queste sfide, quindi non è una prova di alcunché. Vincerà lo United, è più forte del Villarreal. Signori, c'è poco altro da dire. Peccato che queste partite qui non le avessimo giocate mesi fa, gennaio e febbraio specialmente, quando i due mesi in cui abbiamo perso tutte le partite abbiamo perso, a parte le due di Champions League, distruggendo totalmente la nostra stagione. Distruggendo totalmente la nostra stagione, condannandoci non solo a non vincere nessun trofeo, ma anche
praticamente a non essere in Champions il prossimo anno. Ora, io non ci credo che il Chelsea perda tutte e due. Può perdere quella con l'Leicester, andrebbe bene anche un pareggio, essere onesti, nel caso in cui noi vincessimo le ultime tre, ripeto. Ma poi l'ultima ce l'hanno con Aston Villa. Aston Villa già salva, Aston Villa che tutti gli anni, anche quest'anno, gioca due partite l'anno contro di noi. E figuriamoci se questi già salvi una partita inutile, se la vanno a regaleranno la partita 4-0 al Chelsea e fine le nostre speranze di andare in Champions. Quindi ci vediamo al prossimo video, che è un po' inutile fare video di partita in partita, è già da mesi che non lo faccio, come vedete. La prossima volta che succede qualcosa di importante, non lo so, forse dopo Leicester Chelsea. Vediamo com'è messa la classifica. Vediamo. Comunque sempre forza Liverpool e ciao.